Nell'episodio precedente di Pokémon Sole e Luna, a creare casino sull'isola di Melemele ci sono ben due ultra creature, Blacephalon e Xurkitri. Gli ultra guardiani si troveranno inizialmente in grossa difficoltà, ma grazie a due piani intelligenti del protagonista e alla nuova mossa Z di Lycanroc, riescono infine a catturare le due UC e a rispedirle a casa. Nell'episodio 79 di Pokémon Sole e Luna, i nostri protagonisti si trovano, caso strano, ad Hoola-Hoola, per una lezione speciale sui Minior, prima confusi da buona parte del gruppo per stelle cadenti. Ad aiutare Kukui abbiamo il cugino di Chris, nonché Super 4 di Alola in Ultra Sole e Ultra Luna, Tapso. Dopo un emozionato, e ripeto emozionato, Kawe, che osserva l'universo dal telescopio, un esuberante Ash che non vede l'ora di usare anch'egli l'attrezzo citato prima, e un'esperienza elettrizzante a causa di Poipo, e del Magneton di Tapso, i nostri sei compagni si dirigono all'esterno per vedere il cielo stellato. Scena tenera in cui Lilia dice a Shiron di guardare la costellazione della Volpetta e scena ignorante dove Ash vede nelle stelle le costellazioni di Pikachu e Poipole. Ad interrompere il momento di stargazing saranno le urla di Chris, che chiederà a tutti gli altri di andare ad osservare i Minior, che cadranno in un punto preciso sul picco Kulani, stupendo tutti i ragazzi e anche Poipole, che se ne innamorerà a prima vista. In seguito ad una spiegazione sulla generazione del Gush e sul fatto che una volta dischiuso i Minior se ne tornino nello spazio, o così viene detto, ad Ash viene la brillante idea di aprire la corazza di uno dei Pokémon Meteora rimasti a terra, venendo però prontamente fermato da Tapso, che gli dirà di fermarsi se non vuole provocare un'esplosione. Quindi decidono di trasportarlo a mano, con molta difficoltà a causa del peso. Il professore e il suo miglior amico si trovano a fare una chiacchierata sotto le luci dell'alba, mentre i nostri protagonisti sono ancora tutti addormentati. Questo sonno e l'allegra conversazione verranno però interrotti da un urlo di Poipole, che porterà all'attenzione di tutti la schiusura del guscio che hanno trovato qualche ora prima, dal quale uscirà un Minior di colore arancione. Come durante il ritrovamento del guscio, Chris ricorderà che questi avvenimenti sono uguali a quelli che ha già vissuto da bambino. Si chiama déjà vu, ragazzo mio. Poipole è il primo a voler fare amicizia con il nuovo arrivato, sebbene riesca inizialmente a farlo innervosire spruzzandogli in faccia dell'inchiostro, ma tutto va per il meglio ed i nostri iniziano a passare il tempo giocando con gli slittini, a baseball e a rincorrersi con tanto di guscio trappola di Tortunator. Chris però si estranea dal gruppo e chiede a Tapso cosa è successo al Minior con il quale aveva fatto amicizia quando era piccolo. Arriva finalmente il momento di un'altra caduta di Minior sul picco, ma qui facciamo una tremenda scoperta grazie ad Ash e Kawe. Il guscio che ricopre i Minior deteriora a causa dell'impatto contro la crosta terrestre, quando insomma i Minior entrano nella stratosfera, per essere più precisi. Ma la cosa più sconvolgente è che i nuclei non ritornano nello spazio a ricrearsi la corazza. In realtà si dissolvono completamente, ritornando quindi nel loro luogo d'origine sotto forma di polvere. Finalmente Chris ricorda completamente che fine abbia fatto il suo prezioso amico di molto tempo prima, ma il finale non è per niente felice. Infatti anche il nucleo di quel Minior si è dissolto nel nulla, portando il cicciottello alle lacrime. Lo stesso fato toccherà all'amichetto di Poipole, portando anche quest'ultimo alle lacrime, ma il suo allenatore lo abbraccerà e lo rassicurerà. L'episodio finisce stranamente con un sacco di polvere che circonda Rayquaza, quello reale. Bene, allenatori e allenatrici, spero che il riassunto sia stato di vostro gradimento e che vi sia scesa almeno una lacrima per questo commovente episodio. Chi se l'aspettava un risvolto così drammatico? Prima ti fanno affezionare a Minior grazie al rapporto con Poipole e poi te lo fanno dissolvere portandoti un po' di dolore nel cuore. Questa me la segno, studio Holm. Non credo di avere altro da aggiungere se non che questo episodio mi è piaciuto molto, è stato animato bene e la soundtrack era drammatica al punto giusto. A voi ragazzi è piaciuto? Se mi dite che non ci siete rimasti male non ci credo. Fatemi sapere le vostre opinioni con un commento qui sotto. Li leggerò tutti dal primo all'ultimo. Se volete supportare lo staff di Pokémon Next vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Non dimenticate di premere la campanella per ricevere le notifiche dei video che carichiamo, così sarete primi a vederli. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate i link ai nostri vari social: la pagina Facebook, il profilo Twitter, il profilo Instagram, il canale Telegram, il nostro canale Twitch e il nostro server Discord. Ci troverete anche sul nostro sito web ufficiale www.pokemonnext.it, dove vi aspettano notizie sul mondo Pokémon e sul mondo Nintendo. Quello è un cartello che indica l'entrata di una grotta. Andiamo a dare un'occhiata. Oddio, un Sandshrew di Alola! E quella è una pietra gelo! No, diamine, Lilia si è separata dal gruppo. È ora di una battaglia in doppio contro Tyranitar. Nel prossimo episodio di Pokémon Sole e Luna, Tempesta di Sandshrew. Lotta in doppio alla grotta di ghiaccio. Non perdetevelo per alcun motivo, va bene? Il prossimo episodio uscirà il 28 giugno. Qui da Peppe è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video. Sayonara!